Uomini e donne anticipazioni, Niloufar piange, Paolo non bacia Angela. Anticipazioni uomini e donne, Niloufar in lacrime, Paolo bacia tutte tranne Angela. Oggi, 15 dicembre 2017, sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico. Vero e proprio caos in studio a uomini e donne. Dopo l'entrata dei tronisti e i loro corteggiatori, si parte subito con l'esterna di Niloufar e Francesco. Lui la porta al cinema, ma dopo poco iniziano a discutere. La ragazza non approva l'atteggiamento del giovane e si chiede anche se si sia truccato. Alla fine, la tronista lascia l'esterna prima del previsto. In studio, la maggior parte delle persone difendono il corteggiatore e non comprendo il comportamento dell'Addati. Giordano si lamenta perché alla giovane non va mai bene niente e intanto Gianluca si dichiara per lei dopo l'ultima esterna. I due si sono visti e sono stati molto bene. Tant'è che Tornese dice a Niloufar di non trovarla inferiore a nessuno. Oggi, il giovane porta dei fiori alla Dati e si dichiara, mentre Sara decide di non commentare. Giordano è stufo ed esce dallo studio senza salutare la tronista. Lei cerca di spiegare che lui non è un problema e così Maria lo fa rientrare, chiarendo la posizione della ragazza. La conduttrice rivela che per l'Addati non è stato un colpo di fulmine, ma in ogni caso le piace. Lei cerca di parlargli e alla fine si emoziona, tanto da arrivare alle lacrime. Sara ha portato fuori Emanuele, ex conoscenza del programma. I due stanno molto bene, lui non fa altro che fare complimenti e commenta i rivali. La Affifella è uscita anche con Lorenzo, ma le cose non sono andate bene. La tronista afferma di non riuscire ad essere se stessa insieme a lui. Seconda esterna con Emanuele per Sara. Successivamente, che è un diverbio tra Daniela del pubblico e il corteggiatore romano. Lui prova a far pace, ma la signora non ci pensa minimamente. Niloufar si avvista anche con Giacomo. Uomini e donne Trono Classico, Paolo ancora confuso bacia tutte ma non Angela. Paolo è uscito con Marianna, Angela e Giorgia. Le prime due hanno fatto la stessa sorpresa al tronista. Entrambe sono andate a Torino. Con Angela ci sono state molte tenerezze, ma nessun bacio, mentre con l'altra che è stato. Le due cercano di capire con chi sia stato meglio Crivellini e a grande sorpresa annuncia di aver pensato di più a quella con la Caloisi. Anche con Giorgia che è stato un bacio. Nicolò ha portato fuori Marta e Deborah. Con la prima è andata benissimo e anche con l'altra si è trovato molto bene, tanto da arrivare ad imbarazzarsi.